wonderful presentation, which would be given to you by the author of the photographs that surrounds you. They are photographs that were taken on the set of the Arabian Nights, the film that Pierpaolo Pasolini shot in the Middle East, in many different countries. These photographs in particular have been taken in Iran and in Yemen. And we have the pleasure of having tonight the author of these photographs, Roberto Villa, who came straight from Iran, where he is based. He is a photographer, but he's also an expert in audio-visual communication. He has started very early being interested in the potential of video and visual communications. He founded, he set up his company in the late 50s. He looks very young, though. Yes. So he must have been very, really very a child. And he has worked as a photographer, but also he has taught the community audiovisual communication techniques. He has been, his photographs have been published in many magazines. So he has a long, long career. And at the end of this career, he decided to donate. I mean, it's not the end, it still continues. But he has made the decision to make a gift of all of his archive to the Cineteca di Bologna. Cineteca di Bologna is one of the best places where movies are protected and studied. And at the Cineteca there is the Fondo Pasolini. Fondo Pasolini is an archive and an institution where they study the work of Pierpaolo Pasolini, this cinematographer, poet, linguist, painter, essayist, theorist, that is the author of the film. The exhibition came about because the Cinematheque, TIFF Cinematheque, is at the moment hosting a retrospective of Pierpaolo Pasolini, which will continue until the 12th of April. So you are still in time to catch up with some films. Last night we saw again Arabian Nights, which was a wonderful experience. So, without further ado, I give the floor to Roberto Villa. And before that, I just have to thank you, a few people that made this exhibition possible. For the setup, we have Daryl Dorsk. I always forget his name, although I know him very well. Anne Sandbrook and Carlo Settembrini, who is here. It was not easy, even if you don't realize that, to set up this exhibition. It's an exhibition, the prints are on aluminium boards. It's an inkjet print on a special paper. And it's the first time we use this technique, and we are really, I hope you too, satisfied with the result. And I have to thank also Blitz Print Lab, because they partly sponsored this exhibition. I think I have to thank also Alberto Diamante, who will be our translator for tonight. And welcome Roberto Villa to Toronto and to his wife, Rosella Trebian. There she is, who is also the curator of Fondo Villa. And she has also cooperated a lot in making this exhibition possible. So, thank you and welcome to Toronto. Thank you. First, thank you, ladies and gentlemen, to be here tonight. And the Istituto for the perfect mounting of this kind of exhibition
But for a good interpretation of what I think about Pasolini and about my experience, maybe the word is better if the my thing was to... I'll interpret your thoughts, yes. I'll try to interpret your thoughts. Mr. Yes. It's okay, don't get nervous. Sorry. Thank you. Perché, perché questo lavoro su Pasolini è stato fatto da me che facevo il fotografo pubblicitario. So why did I, why was this work done on Pasolini? I was a photographer and I attended the set of the film. Nel 1949, ero veramente un bambino, ho scoperto la teoria dell'informazione. Io studiavo elettronica ed ero molto interessato a capire il perché delle cose e come avveniva la comunicazione in ogni settore tecnologico. In 1949 I was a child and I discovered the theory of information. I was studying electronics and I wanted to understand why things worked and how communication was conveyed through every technical sector. L'immagine fotografica era un elemento fondamentale del cinema, ma differentemente dallo scatto singolo, il cinema aveva una sequenza di immagini e lavorava con il tempo, per cui diceva qualcosa che la fotografia non poteva dire. The photographic images, I quickly understood, was a fundamental element of cinema. However, unlike the single shot, cinema creates a sequence of images that work over time, and it can communicate something that the single photograph cannot say. Uno tra i più importanti studiosi della comunicazione cinematografica, in teoria, era Pasolini, ma erano altri e tanti gli studiosi di teorici di cinema a quell'epoca, nel 1970. E l'unico però che faceva le due cose, cioè il teorico e il regista, era Pasolini. One of the most important persons studying film communication theory was Pasolini. There were many other theoreticians at the time, in the 70s, who were studying cinema, writing about cinema, but the only person who was both an essayist of cinema, writing essays, and a film director was Pasolini. Nel 1972, a Milano, ho incontrato in un convegno Pasolini e gli ho chiesto se era possibile parlare dei problemi di cui lui scriveva su riviste e nella saggistica. Lui mi ha detto sì, possiamo parlarne, ma fra qualche tempo io parto per il Medio Oriente per girare Il fiore delle mille e una notte. Se vuoi, puoi venire là. In 1972 in Milan, I met Pasolini at a convention, and I asked him if it was possible for me to discuss with him some of the problems that he wrote about in his magazines and in his essays. He said, yeah, sure, we can do it, but it's going to take a while because I'm going to the Middle East to shoot the 1001 Nights. If you want, you can come along. Beh, voi sapete, per aver visto tanti film, che quando il tenore o la soprano ha il mal di gola c'è sempre qualcheduno che riesce a diventare famoso perché coglie l'attimo fuggente, approfitta della situazione. Io ho approfittato di quella situazione, dell'offerta di Pasolini, e sono immediatamente andato.
You've seen many, many films, and you know that when the lead tenor or a soprano has a sore throat, the understudy takes over and very often becomes famous by seizing the moment, by capturing the opportunity. And that's what I did. I seized the moment, I seized the opportunity, and I went and I took up a Pasolini on his offer. Naturalmente lasciare un lavoro importante di tipo pubblicitario significava rinunciare anche a molto guadagno. I fotografi pubblicitari guadagnavano molto e quindi ho potuto però affrontare tutte le spese necessarie per spostarmi da casa, andare a raggiungere il set e stare via per più di 100 giorni. Of course, it was difficult for me to leave my job as an advertising photographer, which is what I was doing at the time. I was making a lot of money, but that also allowed me to defray all the expenses of going there, leaving my home and going on the set and spending over 100 days on the set of Pasolini. Tutti mi hanno detto che ero un pazzo, ma quando si è giovani si fanno delle cose folli. Quindi mi è sembrato importante andare a vedere come il cinema viene fatto da chi di cinema parlava teoricamente. Everybody told me I was crazy, but of course when you're young you do crazy things, but I thought it was important for me to see how movies were made by somebody who wrote essays about cinema. Naturalmente tutte le opportunità che mi erano consentite mi vedevano parlare con Pasolini. Pasolini era una persona estremamente disponibile, estremamente gentile e, come ripeto spesso, non ha mai alzato la voce una sola volta nel periodo in cui io ho lavorato insieme a lui. Of course, I seized every opportunity that I had to speak to Pasolini. He was extremely kind, very gracious in speaking to me, and I noted many times that he never ever raised his voice on set, not even once, all the time that I was there watching him work. La parolaccia più brutta, terribile, che gli ho sentito dire nei confronti di un collaboratore che stava facendo cadere uno scenario è stata salame. The worst curse word I ever heard him say was when he addressed a crew member who was dropping a piece of scenery. He called them a salami, a dunderhead. Il fatto è che non l'ha detta da arrabbiato, l'ha detta ridendo. The thing is, he wasn't angry, he was laughing at him. Quello che noi vediamo in queste immagini è quello che non si vede mai del lavoro di un set, su un set e di un regista, degli attori e di tutta la squadra, di tutta la troupe. What we're seeing here is what one normally does not see, which are photographs taken on the set of the director, the actors, the crew members, behind the scenes. Voi vedete qui Pasolini al lavoro, ma non sono state foto che io ho scelto di fare mentre lui lavorava. Lui era sempre dietro la macchina a lavorare. This is Pasolini at work. These are not pictures that I necessarily chose while he was working. The thing is that Pasolini was always working behind the camera. E quando, come in questo caso, si fermava un momento, qui ha messo nell'imbarazzo i due attori, i primi, i più importanti attori del film, perché gli ha chiesto se capivano quello che stavano facendo. Loro hanno detto di no. Here he stopped and he addressed the two lead actors in the film and asked them if they understood what was going on in the scene, and they said no, we have no idea. Quindi il problema era dovuto ad un fatto che costituiva l'impianto ideologico dei film pasoliniani: prendere degli attori dalla strada perché interpretassero gli attori che nel film erano appartenenti
alla strada, cioè le persone che si incontrano per strada e che non sono né attori né personaggi. The problem that arose is inextricably linked to the ideological system that motivated Pasolini's work, which is his idea of taking actors from the street to play actors in the film, to play actors that belong to the street, people you meet on the street, people who are neither actors nor characters. E Pasolini non era mai fermo, voi lo potete vedere dagli scatti, ma era sempre sul punto, sempre a controllare tutto. Le immagini sono costruite secondo la logica delle arti visive, degli antichi quadri degli artisti del passato. Pasolini was never standing still. He was always moving. You can see from the pictures. He was always at the right spot, always checking everything. The images were constructed following the logic of the visual arts of the ancient painting masters. Noi sappiamo, come ci insegna la teoria dell'informazione, che leggiamo da sinistra a destra. Gli occidentali leggono da sinistra a destra. Dopodiché ci sono dei punti particolarmente privilegiati che sono quelli che vanno su questa linea e che vanno su quest'altra linea dell'immagine. E come vedete, nell'incrocio di queste linee c'è Pasolini. We know from the theory of information that Westerners look at images left to right, and there are certain special points along those axes where the image is divided into three sectors, vertically and horizontally, and at the cross point of those lines, here you have Pasolini, the subject of the picture. Voi vedete che questo fatto si verifica sempre e va ricordato che quando lavoravamo con immagine fotografica si lavorava con quelle chiamate diapositive, le slides, e l'inquadratura poteva essere solamente quella, o era giusta o era sbagliata. It has to be remembered that we work with slides. Slide images are unforgiving. You have to have the correct exposure. So either you have the right photograph or you have a wrong photograph. Quindi tutte le immagini sono pensate per quel formato e non potevano consentire tagli successivi. Solamente chi lavorava con la pellicola negativa poteva, nella fase di stampa, tagliare le cose che potevano essere sbagliate. La diapositiva veniva stampata tutta. So the framing took into consideration this type of format, the slide format. When you're working with a negative film, you can print it and crop it as you wish. You cannot do that on a slide. You have to print the entire slide. So this is what we have here. Questi sono i posti che sono stati toccati in Medio Oriente e sono 18 posti circa, sono tanti. These are the places in the Middle East where filming took place. There are about 18 places, 18 locations. Queste sono le famose mura di Sanaa. Spesso le immagini, queste nel caso particolare, non sono di qualità bella tecnicamente, perché sono fatte da camion in movimento o come questa sfortunatamente è stata perduta e recuperata da una piccolissima immagine e ingrandendo è venuta poco bella, ma è un documento. The previous shot was the famous walls of Sanaa. Some of the images are not technically very good because they were taken from moving trucks. This particular shot, the one that you saw before, was recovered from a very tiny picture that was then blown up and enlarged. So it has a documentary value, but it's rather grainy. The quality is not very good. Va detto che Sanaa bellissima era terribile perché le fogne erano nelle strade.
Gli odori erano insopportabili, la temperatura era di 40 gradi all'ombra e 56 al sole, quindi esattamente il contrario di Toronto. Sana'a is a gorgeous city, but unfortunately it's also a terrible city because the sewage is out in the open and it's extremely hot, so the smell is miasmic. There's a 40 degrees Celsius temperature in the shade and 56 in the sun, so it's the exact opposite of Toronto. Come vedete qui sono molto discinti, sono seminudi ed è vietato nei paesi arabi per gli uomini girare quei pantaloni corti ed esporre il busto senza copertura. Ma gli italiani. Here you can see this man is bare chested. That was quite frequent for crew members to walk around with shorts and bare chest and be semi-naked. That's of course forbidden in Arab countries, but that's the way Italians are. Va aggiunto che l'omosessualità da quelle parti è diffusissima e quello che succedeva a chi aveva il coraggio di andare coi pantaloni corti come io, quelli che avete visto, Pasolini ed altri, si sentivano fischiare dagli uomini per strada. It has to be said that homosexuality is quite widespread in those areas. So those men who had the courage to walk around in shirts were getting whistled at and propositioned by men on the street in public. Questa immagine credo che rappresenti bene quello che io spiegavo prima, la costruzione. Vedete la divisione delle zone scure. Nella parte alta, noi leggiamo da sinistra a destra e incrociamo proprio questa parte che sono i bambini e questo adulto come gruppetto al centro. Abbiamo due elementi, la prospettiva centrale e rinascimentale, che è questa, e un'altra modalità chiamata percezioni auree, che ho spiegato prima. Okay, here we have an illustration of the construction of a photograph in classical terms. You have the dark areas in the background. We read the picture from left to right. In the foreground, you have the children. You have a central perspective, the children at the center of the picture. I mentioned before the golden section, the subdivision of the photograph. And then we also have a Renaissance type of construction, setup of the image. Spesso sembra tutto facile, questa mostra bella sembra facile, il lavoro che c'è dietro lo sanno in pochi, chi lo guarda dice bello o brutto ma trova un lavoro fatto. Le foto spesso quando sono pensate sono un lavoro complicato perché chiunque di voi con la macchina fotografica poteva stare più a destra, più a sinistra, più avanti, ecco questa è una scelta di qualcuno che ha scritto qualche cosa e che è lì. Everything seems easy. When you look at the pictures, everything seems to be to have come easily if you don't know how the photograph is constructed, whether you like it or not. But if you are familiar with photography, you understand how complicated it is to take a picture at the right time. You can think that anybody can just take a camera and take a photograph of what's happening, but you would be slightly to the right or slightly to the left, and it takes certain skill to be at exactly the right position. La fotografia parla di chi l'ha fatta. Molti non lo sanno, molti guardano il soggetto, ma molti non sanno che chi ha fatto una foto è dentro al soggetto con le sue modalità di pensiero, con la qualità della sua esperienza, con gli studi che ha fatto. Questa foto ha due cose importanti. Una è la tecnologia. Allora, tutti sanno che tenendo a lungo aperto l'otturatore, anche la notte diventa chiara, luminosa. Questa foto è fatta in un momento in cui era molto scuro. You know that when you're looking at a photograph, you look at the subject, but at the same time, you have to be aware of the fact that the photographer is inside the photograph
itself, bringing with himself his way of thinking, his experience, his studies, his background. In this photograph, we look at the technology that was used on set. You know that if you leave the shutter open for a long time, even a dark picture can appear bright. At that moment, this picture was taken at a time when it was very dark. Io non mi sono preoccupato di fare una foto tecnicamente perfetta, ma di costruire un documento per far vedere come Pasolini lavorava in tutte le circostanze. Anche se era buio, lui voleva vedere come poteva fare la ripresa perché alla mattina dopo, alle 4 di mattina, potesse continuare a lavorare. I wasn't worried about creating a technically perfect photograph, but rather I wanted to construct a document to show the precision with which Pasolini constructed and worked on set. Here, he's working at night. He wanted to see how the camera would view the shot so that he could come back on set at 4 o'clock in the morning the following day and be ready to shoot. Qualche volta partivamo alle mattina alle 4 e si tornava la notte alle 4. Qui siamo a Sanaa e come vedete ci sono dei gruppi di donne scure in fondo e questo cammello orizzontale e questo cammello verticale da una parte e uno spiazzo di terra vuota. Ecco, questa è una costruzione che deve essere pensata, non viene per caso. Here. We would often leave for the set at 4 o'clock in the morning and come back at 4 o'clock at night. This picture was taken in Sanaa. You can see the women dressed in black in the background, creating a horizontal line. You have the camel on the right, which is a vertical element, and then you have an empty clearing in the center. The construction of the picture has to be thought out. It's not casual, it's not coincidental. Qui abbiamo invece un momento proprio tipico della lavorazione del film. Quando in televisione oggi si dice fare il bianco, allora si prendevano i campioni di colore, si mettevano vicino al soggetto con la luce con la quale si doveva lavorare e si faceva uno scatto, un po' di ripresa per la pellicola perché serviva nella fase di stampa successiva per rispettare i colori originali. This is shows a typical moment on set when on television you have to white balance or you have to correct for the proper colors. What you do is you have this strip of colors in white and black and you place it next to the subject and you film it so that in the lab you can then judge how you should correct the temperature of the image. Queste sono alcune immagini di Sanaa, come vi ho spiegato. Ecco, qui abbiamo un momento dove tutto sembra fermo. In realtà si sta studiando, vedete che c'è la macchina da ripresa dietro a Pasolini. Pasolini sta osservando il direttore della fotografia e il fotografo di scena che stanno cercando di individuare le soluzioni migliori per il prossimo momento di ripresa. These two shots were taken in Sanaa. It seems to be a still moment, however, you can see the camera behind Pasolini. Pasolini is talking to the director of photography. The director of photography is talking to the on-set cameraman, and they're trying to find the best shot for the best solution for the next shot. Sanaa ha particolarmente commosso Pasolini e mi ha fatto un tentativo anche di commuovere l'ONU e quant'altri per la protezione, ma Sanaa, come voi sapete, è al centro di guerre tribali senza fine. Sanaa was very touching for Pasolini. He loved this place and he tried to petition the United Nations to protect it as a heritage site, but unfortunately Sanaa is in the center of very vicious tribal wars, so that it has not been possible. Nel momento in cui eravamo là,
Yemen del Nord e Yemen del Sud erano in conflitto come ancora oggi. Noi abbiamo trovato un ambiente disastrato perché gli inglesi avevano portato via tutto, non c'era rimaste che le lacrime degli occhi che avevano pianto. Va detto che naturalmente si erano inseriti i russi che avevano fatto gli ospedali e i cinesi le strade e i giapponesi vendevano le macchine. Back then, the northern Yemen was fighting southern Yemen, which is the case to this day. We found a devastated country. The English had arrived and had taken away everything. They only left the tears of the local people. The Russians had come in and had built hospitals. The Chinese built roads, and the Japanese were selling cars. Qui siamo in Persia, che non è l'Iran, perché aveva ancora il nome greco ed era Persia. Siamo nella moschea più importante della Persia intera, che era sotto l'imperatore Reza Pahlavi, e questa moschea è stato possibile usarla perché l'imperatore, attraverso la moglie, attraverso simpatie, aveva fatto ottenere i permessi. This is in Persia, which is not modern day Iran, in the sense that it still preserved the ancient Greek name at the time. This is the most important mosque in Persia. We were under the influence of the Emperor Reza Pahlavi. We were able to use this mosque for a shooting because Pahlavi, through his wife and through her acquaintances, were able to grant us permits to shoot there. Le raccomandazioni servono sempre. Sometimes, you can always use some connections. Ecco, se vedete con attenzione, abbiamo ancora una volta l'utilizzo della lettura da sinistra a destra, abbiamo una costruzione che è questa zona tutta scura. You can still see the left to right construction of the perspective, the space on the left, dark space. E in questo rettangolo c'è il gruppo, quindi leggendo da sinistra a destra, come l'occhio fa abitudinamente in noi occidentali, troviamo la cosa più importante, che è per l'appunto il personaggio di Zumurrud, che è qui una donna, ma di fatto è vestita da uomo. So going from left to right, on the bottom right you see the subject, this group of people, and the lead person is Zumurrud, this woman who's actually dressed as a man. Sometime the informatic know what you want, what he want. Ecco, qui abbiamo ancora queste immagini che sono sempre costruite attraverso quello che vi ho raccontato prima. Il lavoro nella moschea è stato un lavoro molto lungo ed è durato molto perché si sono svolte molte delle vicissitudini che riguardano il racconto dei due principali interpreti, che sono Zumurrud e Nur ed-Din. The construction of these photographs still follows the classical painting, the rules of classical painting. A lot of work went into the construction of the sets in the mosque, and the setup of the shots in the mosque, because a lot of trials and tribulations that take place in the story were actually shot here in the mosque. So the lead characters of Zumurrud and Nur ed-Din have a lot of scenes that were shot in this mosque. Questo signore che vedete al centro è Dante Ferretti, tre volte premio Oscar per la scenografia. This gentleman here is Dante Ferretti, three-time Oscar winner for art direction. E compare sempre nei posti meno pensati perché non era mai in evidenza, non si esponeva mai, non si è fatto fotografare mai. He uh,
he would always show up and where you least expected him, because he did not want to come to the fore and did not want to be photographed. Rosalba ci ha fotografato 40 anni dopo, perché se no non riuscivo ad avere una foto con lui, quindi né io né lui siamo personaggi che si espongono. Rosalba was able to take a picture of the two of us together 40 years after, because neither he nor I liked to be photographed much. Ecco, vedete anche qui che con gli occhi attento trovate sempre la costruzione geometrica delle immagini che voi avete visto chissà quante volte nei grandi quadri dei grandi autori. And here, if you pay close attention, you will see the same geometric construction that you've probably seen many, many times in paintings. Naturalmente c'è qualche immagine che sembra banale, ma che non poteva non essere fatta. Qui c'è Pasolini, qui abbiamo il fotografo di scena, qui questo che fa tutto è un attore che in questo momento porta il ciak, come fa il cinema italiano, tutti fanno tutto sempre. Some of the pictures that were taken on set seem to be more banal, but they have to be taken. In the previous picture, you see Pasolini on set, and there was an actor holding the clapboard, because in Italian sets everybody has to do everything. Come vedete, poi qualcuno vuole farsi fotografare anche se non è l'operatore, ma dietro la macchina da ripresa. Queste immagini sono costruite con degli obiettivi a grandissimo angolo per poter riprendere anche la grandezza del posto dove lavoravamo, perché si rendesse ben conto di questa incredibile grandezza raffrontata agli uomini che sono in basso. The video shot was about a man who wanted to take pictures behind a camera, even though he wasn't the cameraman. This shot was taken with a very wide-angle lens to show the greatness, the majesty of the places that we were taking pictures of, and how tiny people appear at the bottom of the shot. La quantità di persone da muovere sul set era tanta, e i costumi realizzati da Donati in questo momento sono in mostra a Udine, a Villa Manin, per una rappresentazione della migliore tradizione costumistica del cinema italiano. There was a huge number of cast and crew members and extras that have to be moved in, during filming. The costumes that were made by Donati are now, that you can see here, are now in Udine at the Villa Manin for an exhibit showing the best tradition of Italian costumes in Italian films. La fotografia consente di enucleare, di tirare fuori dei dettagli come quello che vedete e come quelli che vedrete ancora, che sono gli oggetti costruiti apposta, trovati e messi insieme per rappresentare la ricchezza del posto, che è una reggia. Photography is able to take aside, take apart the details that you can see, to deconstruct a large structure into beautiful tiny details that are found and that are put together to show the richness of this place, which is meant to be a mansion. Grazie all'appoggio della famiglia dello Shah si è potuto fare molto in una moschea che, come tutti sanno, è un posto sacro per l'Islam, e girare un film dove compaiono donne non velate come la tradizione, e ciascuno si muove liberamente, è stato veramente incredibile. Thanks to the Shah's family, we were able to get permits to film inside a mosque, which of course you know is a sacred place for Muslims. And we shot scenes where women are not veiled, where men and women move freely. So it was quite incredible for us to get permission to do all this. La qualità dei vestiti, dell'arredamento,
di tutto appare nello smagliare, nella incredibile qualità dei colori che sono venuti fuori da questo lavoro, cioè colori da fiaba. You can tell the quality of the clothing and of the art direction. You can see the colors, the textures. It's almost like these colors and these clothing, this clothing came out of a fairy tale. Ecco, qui non occorre un grande fotografo per fare una bella fotografia con tanti colori. Ecco, però occorre scegliere. Ad esempio, questa riquadratura poteva essere diversa. Perché io ho lasciato questo bordo? Perché questo bordo costruisce l'aspetto tridimensionale. Se avessi tagliato l'immagine qua, avremmo avuto un'immagine molto piatta. Questo lago, che è chiuso con il suo bordo tridimensionale, consente di capire che c'è una profondità. You don't need to be a great photographer to take some beautiful shots on this set because of the colors. However, this photograph could have been very different if I had made a slightly different choice, especially if I had cut the photograph at the edge of this pool. The pool gives me the opportunity to create a 3D effect, gives greater dimension to what would have been a flatter image. The lake, this little lake is closed, it's bordered, and it adds a great deal of depth to the shot. Questa è una situazione che si è sviluppata in modo molto pericoloso, perché in questa chiamata stanza degli specchi in realtà si sono fatte cose proibite, cioè si sono girate le scene erotiche del film. Alcune. This was a very dangerous situation because in this hall of mirrors we did some forbidden things. We shot some of the erotic scenes that ended up in the film. Perché di fatto questa stanza è stata recuperata in una parte alta dell'enclave, della stessa moschea, dove è stato costruito un ripiano chiuso al pubblico, nessuno poteva vederlo, e si sono girate queste scene, chiamandola stanza degli specchi, perché là in cima c'erano specchi. This room was obtained by creating sort of an enclave within the mosque. We built a wooden, constructed a wooden floor that was closed to the public, and we shot some of the erotic scenes in this hall of mirrors. Chi ha in mente quadri classici del passato può vedere questo gioco degli specchi che si trova in un famoso quadro chiamato Las Meninas. Qui tutti fanno tutto. Come dicevo prima, l'assistente Shepherd alla regia sta mettendo a posto i vestiti all'interprete. Qui l'interprete principale, Zumurrud, si spoglia, si rivela una donna invece che un uomo, infatti ha la finta barba, il portabarba degli uomini, e si fa conoscere da quello che doveva essere il suo innamorato e che arriva in maniera molto rocambolesca alla corte dove lei è. This image, this image recalls a painting called Las Meninas, which is a painting that shows various mirrors and the reflection of various mirrors. Shepherd, the assistant director, the undershot, is fixing the clothes of the woman. The lead actress, Zumurrud, is the character. This is the moment where she reveals herself. She undresses and she reveals herself as a woman to the young man who is supposed to be her lover, and then all kinds of very wild and
daring things occur in the story. Come potete vedere, Pasolini non si ferma un momento, corre sempre da una parte all'altra per vedere campo, controcampo, e chi fa regia si rende conto. La principale protagonista, Zumurrud, sottopone il suo futuro amato ad un brutto scherzo, perché si fa credere un re che vuole sodomizzare Nur ed-Din, ma solo all'ultimo momento si rivela essere lei anziché lui. As you can see, Pasolini is always moving, he's always running on set, he's always looking at how to shoot the shot and the reverse shot and how to cover the scene. Here you have Zumurrud, who plays a prank on her lover. She pretends to be a king who wants to sodomize Nur ed-Din, and then at the very last moment she reveals herself to be who she is. Ovviamente lei si rivela una donna, e qui abbiamo le sequenze in cui il fatto viene raccontato dal regista, e ci sono alcuni scatti che rappresentano nello specifico questo, quando lei gli dice: controlla, vedi che sono una donna io. E il film finisce naturalmente in questo caso. These are shots where Zumurrud reveals herself to be a woman, and she actually, this is where the director is, Pasolini, is setting up the scene, the moment where she says to her lover, check, you can see that I'm a woman, and that's where the scene then ends. Le foto, io non ho voluto trattarle e modificarle per aumentarne la qualità, perché erano originali così e ho voluto lasciarli, ma col digitale si può fare molto, possono diventare più belle, ma io ho preferito preservare il documento piuttosto che una bellezza che non c'era. I didn't want to digitally change or alter the photographs, I just wanted them to be the way they were originally. I could have digitally enhanced them, made them more beautiful, but I wanted to document pictures the way they were taken at the time. Questa è la moschea vista in alcuni punti documentaristici che dicono cos'era. Purtroppo oggi questa moschea è diventata un mall dove si vende di tutto, similmente a tanti brutti posti che troviamo in giro per il mondo. Questo è invece... Ok, aspetta, aspetta. Sì, sì. Ok, so this is the mosque. From the outside, so the documentary type of photographs. Unfortunately, this mall is now this mosque is now a mall where you buy and sell everything, which is what has happened to a lot of sacred places around the world. Questo in sostanza non c'è più. È cambiato completamente. This has changed completely now. Quello che vediamo invece adesso sono delle immagini che raccontano quello che sta dietro alla realizzazione del film. Okay, so these shots show you what happens behind the scenes as the film is being made. Si volava su degli aerei della Middle East Airways che erano i Dakota della guerra 1940. Praticamente sembravano i vecchi tram di qualche periferia, non so, portoghese, qualche periferia spagnola. We were flying Middle East Airways. The planes were Dakotas from 1940. They were used in the war. And flying them was sort of like riding a streetcar in Portugal or in Spain. I trasporti, come vedete, erano poco automatizzati. There was not a lot of automation in transportation, as you can see from this picture. Come vedete, non c'erano gli autobus a portare le persone dall'aereo al terminal. We didn't have buses carrying people, passengers from the plane to the terminal. E quando la condizione ci favoriva, avevamo un autobus che ci poteva anche proteggere con le tendine dal sole. And when we had favorable conditions, we had a bus
that had that was outfitted with curtains that could provide shade from the sun. Voi vedete subito gli italiani siciliani nell'approccio con le ragazze del posto. You can still see the Italians, the Sicilians, and how they approach women of the place. Qui stanno studiando il copione. And they're studying the script. E qui abbiamo delle scene di tipo esterno che sono state tante, lunghe, e rappresentarle tutte non aveva senso. Here are many shots outside the set, people, local people, we didn't have time, I don't think I had time to show everything that I took. Questo vale la pena di dire di che si tratta perché Shimbam è chiamata la Manhattan del deserto per le sue costruzioni altissime e perché di fatto è un'isola nel deserto. This is Shimbam, which is called the Manhattan of the desert, because it has very tall buildings and it's kind of an island within the desert. Ecco, qui abbiamo alcune scene del souk dove è stata girata la parte primaria dove Nur ed-Din, che è lui, che incontra Zumurrud e si innamorano. E tutta la tragedia o divertente commedia va per la lunghezza intera del film. This is a souk where a great deal of the film was shot. We have Nur ed-Din meeting Zumurrud, they meet, they fall in love, and then they go through a tragedy and comedy and so on. Ho voluto descrivere tutti gli elementi più significanti, ma anche insignificanti, quelli che nessuno vede mai nella lavorazione di un film, perché era un'opportunità unica che poteva consentire a chi non frequenta quei posti ed è veramente impossibile frequentarli, di vedere qualcosa di diverso. I want to show the significant moments and the insignificant moments in order to show to the people who will never have a chance to go there to see to have a unique opportunity to see what these places are like. E questa è la dimostrazione con la macchina fotografica di come si può fare con la ripresa cinematografica quella che si chiama soggettiva, cioè la macchina da ripresa si sostituisce alla persona che va a vedere, ma come si fa a costruire questo gioco? Attraverso una presenza di elementi che sono questi due soggetti davanti, attraverso i quali la macchina da ripresa fa la parte di chi guarda. This is an example of subjective camera, so that the camera replaces the observer. And how do you achieve this? You have the presence of these two elements, these two people, these two subjects, and the camera finds them and uses them to frame the image. C'è sempre e comunque la presenza e il tentativo di far vedere agli altri che non sono presenti che cosa succede e cosa si fa nella lavorazione di un film. There's always an attempt to show the people who aren't there what happens during the filming of a movie. Questa sequenza è stata girata a Roma perché credo che fosse intervenuto un problema dovuto al calore e la pellicola originale era danneggiata. La temperatura era, come ho detto, tra i 40 e i 56 gradi e certamente si è bollita la pellicola. This scene was shot in Rome because we had problems with the original filming. The actual film boiled. As I said before, the temperatures range between 40 and 56 degrees, so the original shot was lost, was damaged. Noi abbiamo dei momenti appunto estremamente semplici di fermo durante le riprese dove quello che vedete è quello che non si vede mai e che fa vedere la gente che cosa sta facendo sul set. Aspettano
di capire quali sono le posizioni che dovranno prendere per girare. These are simple still moments that show you the casting crew, what they're doing while they're waiting, filming, blocking the scenes and deciding where everybody's going to go prior to filming. Queste sono le sequenze di prova dove lei deve piangere e deve subire una violenza perché è rapita, e qui abbiamo la sequenza che costruisce questa rappresentazione anche con l'intervento tecnico del controllo della luce. These are test shots. The actress here is supposed to cry. She's a victim of violence. She's being kidnapped. And this is, it shows you how the scene is constructed and how, for instance, light is being adjusted to fit the scene. Ci sono dei posti indescrivibili, se non si fanno vedere non appaiono assolutamente pensabili. Ecco, questa è una sequenza che è stata girata in modo complicato perché siamo all'interno di una casa, la temperatura altissima, voi vedete questo colore ocra che è dovuto al colore delle lampade interne, ma anche alla luce che arriva dalle finestre, che è filtrata per pareggiare la qualità della luce interna a quella della luce esterna, che sono molto diverse. There are indescribable places here. You have to actually see them because they're unthinkable if you were to describe them to somebody. This is a complicated sequence that was shot in the house. It was extremely hot. This ochre color was obtained through lights that were on set, but also through the addition of filters in the windows in order to make the outside light match the inside light. Tuttavia, anche se il colore è modificato dall'uso di questi filtri, la realizzazione nella fase di stampa sarà in grado di correggere il colore e far sì che quel giallogno che si vede diventi perfettamente bianco. In spite of the modification of color through filters, there's an additional change that is being made during the printing of the film, where that yellowish color will then be converted to white. Anche questa è una sequenza molto pericolosa perché, vedete, ci sono dei nudi e i nudi simulano un rapporto sessuale. Fra l'altro, la ragazza che è in letto è una iraniana di 14 anni che sostituisce un'italiana di 14 anni. Perché per una iraniana non costituiva un problema legale in Italia, per l'italiana sì. This is a dangerous scene because, as you can see, the actors are naked. They're simulating a sexual intercourse in the film. The girl in bed is actually Iranian, and she replaces a 14-year-old Iranian who replaces a 14-year-old Italian girl because filming a 14-year-old Iranian girl was not a problem legally in Italy. But filming a 14-year-old Italian girl would have been a problem. Per l'italiana c'erano sanzioni di tipo molto banale, invece all'iraniana tagliavano solo la testa. For the Italian girl, she would have been sanctioned in a very banal way. For the Iranian girl, they would have cut her head off. Questa era l'italiana che ha pianto, si è lamentata perché si è vista sostituita in una scena reputata importante. This is the Italian girl who cried because in an important scene she was replaced by the Iranian girl and she was complaining about that. Qui abbiamo l'interprete della sequenza che avete visto con Pasolini e con assistente Angelucci. This is the actor talking to Pasolini in the sequence I just mentioned and with Angelucci, the director of photography, the assistant. Ecco, qui Pasolini sta spiegando quali siano i movimenti che devono fare gli attori durante la sequenza di ripresa. This is Pasolini explaining to the actors the movements that he wants them to do during the scene. Dopodiché lui si mette alla macchina da ripresa e riprende questo demone che arriverà sorprendendo la ragazza con l'amante e la ucciderà.
And then Pasolini goes, gets back behind the camera and films the demon who surprises the girl with her lover and then kills him. Le location sono incredibili. Se non si riescono, se non si vedono, non si riesce a capire che otto piani di mattoni sono sotto ad una montagna di questo genere e che ha un'altezza così incredibile. The locations were incredible. Here you have an eight-story brick building underneath this magnificent mountain. Questo è il palazzo del governo. This is the government building. Di Shinban. Shinban. Questi sono i posti dove abbiamo realizzato tutto. These are the places where we filmed everything. Ci sono dei ritratti, dei momenti di semplice attività. Portraits, moments of simple activities. Che non sono importanti nelle l'economia del film, ma che sono importanti nella vita delle persone che fanno il film. These moments are not important in the economics of the film, but they're important in the lives of the people who live them. Come vedete, tutte le foto non sono mai rubate senza il consenso di chi è fotografato. Chi è fotografato guarda la macchina fotografica, guarda il fotografo e aspetta la foto. As you can see, the pictures were never stolen, were never taken surreptitiously, but the people being photographed look at the camera, they look at the photographer, and they wait for the photographer to take a picture. Ecco, quello che è importante di questo lavoro è anche l'attenzione che abbiamo messo nelle figure attorno a chi si muoveva attorno al lavoro del film e che era il contesto sociale, il contesto economico dell'ambiente. And you can see a lot of the people being depicted are not involved in the film, they're people who are there, the local people, and they add social context to the filming, to the shooting of the film. Ecco, arrivavano anche dei pazzi che si vestivano di armi completamente perché volevano essere fotografati. There were some crazy people who would dress up, who would carry their weapons because they wanted to be photographed. Va detto anche questo, che siamo pochi giorni prima della guerra del Kippur. It must be said that this was just a few days before the Tukur war. E quello che accadeva è che alcune zone erano assolutamente vietate perché erano presidiate da militari. It must be said that some areas were forbidden, you couldn't film because they were presided over by the military. Naturalmente abbiamo anche l'uso ai costumi locali, abbiamo una araba che vedete che ha degli occhi splendidi e è coperta poi completamente. We also have local customs, we have an Arab woman who's completely covered. Questo è l'ambiente attorno, vedete come viene esposto un pezzo di agnello, credo che difficilmente una nostra macelleria esporrebbe così qualcosa. You can see a lamb being exposed. I don't think a butcher shop in our country would expose something this way. Questa è la naturalezza del contesto che anche oggi potremmo trovare uguale. This is the natural aesthetics of this shop. We can see this today if we went there right now. Quello che noi vediamo in Italia con i profughi che arrivano dall'Africa e da tutti i disastri attorno sono appunto quelli che voi vedete qua. The refugees that we see coming from Africa, from all the disasters that are taking place over there, they look very much like these people. Questo è il lavoro che ho fatto su Pasolini. So this is the work I did for Pasolini. By what you said and what you showed tonight.
We have time for a few questions if you feel like asking them. I think. If you want to beat me, I promise. Did you have any opposition from religious factions in Iran or Yemen? You say you have the permit to use the mosque, but was the script read by anyone? Was there any opposition from your religious groups? Abbiamo avuto opposizione in un momento che sono state dovute alla richiesta della, credo, di una componente della famiglia reale che voleva far recitare un suo papello. Pasolini ha detto di sì, ma non l'ha fatto. A quel punto ci hanno ostacolato e abbiamo dovuto sospendere il lavoro per un paio di giorni, poi ha ripreso la moschea ed era stato un momento un po' travagliato. We did have opposition on one occasion. There was a member of the royal family that requested one of her protégés act in the film. Pasolini originally said yes, but then he didn't do it, so they blocked us for a few days. We had to stop filming, and then we resumed filming in the mosque, but there were difficult moments for a while. Non ci sono stati altri momenti difficili, se non chi ha visto il film lo vedrà. La scimmia è morta. We didn't have any difficult moments except the monkey in the film died. È morta forse per il troppo calore, no? Maybe because of the extreme heat. E infatti qualche battuta di qualcheduno della troupe che soffriva al caldo a un certo punto mi ha detto, alla, mi fanno i romani, facciamo la fine della scimmia. In fact, a member of the crew said, because it was so hard, he said to me, Roberto, we're going to end up like the monkey. Did you use different film, indoors and outdoors? What kind of film? Il problema della lavorazione per chi segue il film sta solamente nella sua capacità di documentarlo, non nelle difficoltà in sé. Va detto questo, che tutti quelli che hanno lavorato con Pasolini avevano solo un problema, di non riuscire a soddisfare le richieste che Pasolini faceva, non altro. The difficulties in the film were not so much linked to shooting inside or outside. The main problem for us was being able to satisfy Pasolini's requests. We were always afraid that we were not up to his standards. Dice, hai usato delle pellicole diverse per filmare... Sì, sì, infatti questo volevo fare adesso. Oh. Ecco, per quello che riguarda la fotografia, allora esistevano due pellicole. Per luce interna e per luce esterna, cioè daylight e la pellicola indicata come lamplight, e avevano una differente qualità. Queste foto, quelle che vedete in color ambra e quell'altra, quell'altra, sono state realizzate con pellicole per luce diurna in luce artificiale. E quindi sono risultate rossastre perché non c'era più pellicola. At the time we had two different types of film, one for indoor, one for outdoor. One was daylight and one was for lamplight. They have different features. The pictures that you see at the back over there and over there, the ones that are sort of orangey, were shot with daylight film under artificial light because we had literally run out of film. Possiamo dare due note tecniche, una è questa, che la pellicola aveva una bassa sensibilità. Oggi chi lavora col digitale può esporre fino a 24.000 ISO, che è una cifra astrofisica. Allora era 400 ISO e dovevamo triplicarla, 400, 800, 1600. Dopo si portava in laboratorio e il laboratorio cosa faceva? Sviluppava più a lungo, ma sviluppando più a lungo riuscivamo a tirare fuori un'immagine. Veniva fuori la grana, cambiava la qualità dei colori,
però si portava vivo il lavoro. It has to be said that film back then had a very low sensibility. These days, with digital cameras, you can push the film up to 24,000 ISO, which is an astronomical number. Back then, we could only film with 400 ISO. We would push the film to 800 and then to 1600, so we would push it three stops, and then we would develop the film by armoring the three-stop push, so that you would get an image, you would get something that you could see, although it was grainy, the quality of the image was not as good as it is today. Era l'unico modo per avere un documento. Io ho sempre creduto che è importante avere un documento anche se la qualità tecnica non era migliore. It was the only way for us to have an actual document, for us to document these images. For me, it was preferable to not having anything at all. At least we had something, although the technical quality was not excellent. The Arabian Nights is considered a piece of very important Muslim Arabian culture literature, and that was done in 1976, the filming version by Italian. But I guess now it's very difficult if a Western country wants to do such a project of that scale in a kind of a Muslim Middle East country because of the tensions just decades between the West and the Ci dice, allora è un italiano che va in Medio Oriente a raccontare quel settore orientale. Il giorno d'oggi, se un occidentale andasse in Medio Oriente a raccontare storie medio orientali, sarebbe molta più tensione, sarebbe molto più difficile. Sì, ma anche molto più facile, perché oggi tutti vanno, allora non era possibile. Allora bisognava organizzare appositamente una troupe, un gruppo, un viaggio. Non c'era il turismo e quindi non si poteva seguire liberamente una traccia. Noi avevamo controlli. Racconto un episodio che mi è successo. Io avevo delle carte, una del Corriere della Sera, un'altra era di un'altra importante rivista Esquire, un'altra di Playboy. E quando hanno saputo che io ero là come inviato di Playboy, Peter Schaeffer è venuto a dirmi: guarda che hai rischiato di essere espulso. E io chiedo perché. Perché Playboy è una rivista capitalista. A questo punto chiedo: ma perché non mi hanno espulso? Anche mi dice: sei stato difeso da un militare dei servizi segreti, e chiedo perché. Lui risponde: perché hai parlato con loro del marxismo, del nasserismo e dell'islamismo congiunti in un'attività democratica possibile, e lui ti ha difeso. It would be more difficult, as you say, but in a way it would be easier for us to film in the Middle East, because now there's a tourism industry that we didn't have back then. Now a lot of people go to the Middle East, they travel there. It would be easier to set up a crew and to say, let's go and film in some of these countries. I will tell you a story that happened to me. I had a few papers, an Italian newspaper, Corriere della Sera, Esquire, and Playboy. I was there officially as an envoy, as a correspondent for Playboy, and Peter Schaeffer told me that I had risked expulsion because Playboy is seen as a capitalist magazine. And so I asked him, why was I not expelled? And he said, because you were defended by a secret service agent, because you spoke to him, you had a conversation about Marxism, Nasserism, Islamism, and their roles within a democratic society. Future, yeah. Yeah. So he said, he gave me permission to stay there. Lucky you. Benito, what's that? Well, I think we can thank again Roberto Villa for this beautiful presentation. Thank you. And for the insight of a photographer into a set. And to Alberto Diamante for this fantastic translation. Really, thank you so much.